Ciao a tutti e bentornati con Gabriele PRG e Slomito. Ciao. Come potete vedere, la nostra scritta minecraftiana, errore critico, memoria esaurita, formattare. No, nel senso che abbiamo problemi con questa cacchio di serie, perché abbiamo internet che Ciao, fa gallina. pena. Ciao gallina. Abbiamo internet che fa pena e non riusciamo a giocare con tutte queste mod. E quindi per adesso, finché non ci arriva sto cavolo di internet migliore, faremo una miniserie di qualche Su, episodio. bello, su. Un Gabriele, guarda, un pollo. pollo, io ne vedo due, come mai? Comunque ragazzi, facciamo una Cosa? serie e che chiameremo? Come la chiamiamo, Slomito? Visto che si tratta di qualcosa in Di cui molto moriremo hard. assiduamente, che ne so, la Moricraft? Ci sta, ci sta, ci sta. Oh, ci sta. Sì, la Muoricraft. Muori craft. Sì, siamo slominati tutti. Poi c'è sto pirla che continua a saltellare in giro. Fermati che fai venire mal di testa tuote! Yeah! Scusa. Gallina. Cocodè, cocodè, cocodè! Cocò, cocò! Che bella, mi guarda! Guardami ancora, guardami ancora! No, sì. Che bella! Dai, me lo posso mettere il maiale in testa? Ciao! Mettiti un maiale, mettiti. Fatti un maiale, mangiatelo! Dov'è? Se lo trovo, sì, ecco qua. Crafta il Aspetta maiale! Maialino! Cucù! un attimo. No, maialino a me non me lo dici, ok? Si è Ah, buggata la coca. Dov'è? Vieni qua. maialone? Vieni qua, è andata sottoterra, sta morendo. No, guarda che sei tu che la vedi così, eh. Vedete ragazzi, questo è il Sei problema che palese. abbiamo. No, eccola qua, va, che bella. Ciao. Io la vedo, lui la vede sottoterra. Capito. Comunque, in attesa della nuova serie che faremo più avanti, faremo la Muoricraft con Slomito che avrà questo cavolo di La microfono. Moricraft. E finché non cambia sto microfono, che sentite che. Sì, ma fa tutto schifo qua, la connessione, il microfono, la Slomito. memoria del PC che non mi tiene. Adesso per esempio è a palla. E a palla! Salta, salta, salta! Sì! Giochiamo a rincorrerci, giochiamo a nascondino, dai! Vai, vai. Tu fai la conta, io mi nascondo! Uno, due. Aspetta che apro la porta. Ah, chiudi che c'è corrente! Chiudi che c'è corrente, fa freddo! Cazzo, siamo a dicembre! Chiudi! Che me ne frega a me? Ah, non siamo a dicembre, ci sono ancora tutte le foglie sugli alberi. Guarda, stanno cadendo adesso. T'ho detto. Ehi, siamo tra dicembre e dicembre. Eh beh, no, siamo ancora in novembre, dai, ormai cominceranno i primi di dicembre. Comunque. In questo episodio, ragazzi, non faremo una beata minchia. Lo stiamo facendo così tanto per dirvi Che che vi bello! salutiamo. Che dici? Gli facciamo vedere se mettiamo. Non so se esiste la nuke qui. No, la nuke no, dai. Non voglio distruggere tutta casuccia. Tanto Che te carina. ne fai? Ah, Me la tengo come ricordo. No. ok. Vai, fammela Oh. distruggere. No, ti prego. Dai, che te la griffo un po'. Io ti griffo la testa. Uffa. Guarda, abbiamo una casa a forma di pisello che c'ha pure le palle. Vedi? Abbiamo una casa con le palle, ragazzi. Esatto. Mettiti su quello destro che io faccio quello sinistro. Così siamo due. Coglioni! Si può dire. Ah sì, si può dire tutto. Ops. Guarda, Hai detto a tutti quanti come mai qui adesso è tutto pianeggiante? no, io facciamo vedere. Grazie a questo essere immondo che ha un maiale in testa, o una Grazie, testa da grazie, maiale, grazie. ha creato vari programmi.
che se volete vi postiamo poi, quindi commentate e chiedeteci i programmi, non c'è problema, io ho il mio programmatore personale. Grazie. E abbiamo spianato e non lo pago, è quello il bello. Abbiamo spianato tutta questa super, ecco, lui deve far danni, mamma mia, abbiamo spianato tutta questa superficie con un programma che... della Turtle, e ha fatto anche un programma che abbiamo già provato e funziona, ovviamente solo su un pezzo, abbiamo provato che sennò ci voleva settimane, che cambia i blocchi, quindi voi gli dite se volete, non so, tutto di stone, gli mettete della stone dentro, gli dite sostituisci il pavimento e tutto quello che trova a parte la stone lo toglie e mette la stone. È uno spettacolo. Ecco, guarda che fai buchi. Ecco, ce lo sapevo. Ma cosa ti serve? Ma scusa, tu usi un bazooka per ammazzare una mosca? Cioè, se devi ammazzare una vacca, che fai? Vuoi che provo? Smettila. Allora, facciamo così, prendiamoci una turtle e vi faccio vedere come funziona. Siamo qua. Allora, te la allargo. Ma no, smettila! Tanto adesso c'è la turtle che fa tutta da sola. Eccomi qua ragazzi, sono tornato, ho cambiato le batterie, scusate. Allora, dicevamo, ecco, lui sta facendo già disastri, prendiamo Dirt, tanto io lo so già che lui nel frattempo ha fatto di tutto e di più, guardate che cacchio di buco ha fatto, infatti. Comunque, Dirt. Facciamo così, Turtle, riempi, 15, 15, P. La pista per? Pavimentolo! Devi anche spiegare cosa ha fatto Turtle, come funziona. No! Adesso scrivo un attimo qui e glielo spiego subito. Sostituisci, non era riempi. Allora ragazzi, io scrivo sostituisci, che poi del programma. Che è il nome del programma, poi lo possiamo chiamare come vogliamo. Il primo 15 è la profondità, il secondo 15 è la larghezza. P sta per pavimento, quindi io gli dico sostituiscimi ovviamente con la terra che gli ho messo all'inventario, e come vedete è terra semplice, quindi quella con l'erba la toglie rama, poi la rimette e la sostituisce su un 15-15. Quindi io premo invio e mi dice che non ho fatto una cosa. Hai messo una ender chest nel secondo slot? No, veramente qua ho sbagliato, perché è il primo slot. Hai sbagliato a scrivere. Comunque, gli diamo di nuovo il programma, e poi l'ender chest poi potete mettere qualsiasi cosa, però nel primo slot se mettete l'ender chest, una volta che ha finito di fare il... Adesso guarda, siccome l'erba, c'è la terra quella verde, la sta sostituendo con quella marrone. Ovvio. Con quella già scavata, logicamente. Dicevo che una volta che... ha finito, se mettete l'ender chest sul primo slot,
tutto quello che ha avanzato lo ributta nell'ender chest e in automatico va sul computer perché l'ender chest è collegata. Guarda come scava e come riempie. Quindi è una comodità assurda. Visto che non si può usare il WordEdit perché sarebbe un plugin, usiamo la SAS programmata. Sì, vabbè, adesso l'ho messo sottoterra. Però potete mettere, volendo, anche la pietra, la cobblestone, tutto. Andiamo a vedere qua sulla cobblestone qua, che è tutto rotto. Sì, adesso un attimo che qua. La facciamo finire. Non è tutto rotto, si è appena rotto. Come no, vedi che è tutto rotto. Che scemo. Allora, ti facciamo un attimo chiudere tutto. Comu, ecco, guarda, ma smettila, che se no dopo ci mette la settimana. Ah, no. Andiamo nel frattempo a prendere... Ah, non ce l'abbiamo. Guys, sì. Guarda, sta distruggendo tutto. Ma poi è finita! Non funziona niente, se schianto piano funziona. Ah, grazie. È una carezza, l'aspetto. Lo sto aspettando una carezza. Anzi, nel frattempo che la tarta lo riempie, io mi prendo una bella sigaretta. Me la sfumacchio. Ah, che fa male. Ok. Anche se vedi dove l'ho messa io? Sì, se trova un ostacolo... Non li puoi pagare. In automatico, bambe, lo toglie e continua il suo lavoro. Quindi, ci sono io davanti, Mi trovo qua e sto rompendo le scatole. Lo picchia finché non si toglie. Quindi se trova mob, lo picchia. Però fa male sul serio, mi toglie mezzo cuore. Picchia. Comunque. Come potete vedere, copre tutto. Adesso la mettiamo qui. E diciamo, sostituisci 15 spazio P. Ci rimettiamo tutta... A ricordare che se non mettete il parametro, cioè la P, qualsiasi cosa ha nell'inventario la usa per coprire. Potete riempirla anche di foglie, di terra, di cobblestone, di pietra, qualsiasi cosa lei usa tutto. Invece con la P usa soltanto quello che avete messo nel primo, nel secondo slot. Ovviamente nel primo c'è l'ender chest. Sì, e a fine lavoro si svuota. Leggerò subito. Come potete vedere sta sostituendo i blocchi. Su quelli della terra, se adesso vedete, li salterà. Quelli vuoti li riempie. Però che strano. Ah, perché è lontano dalla terra già con il verde, quindi non diventerà mai verde. Vedete che la terra la salta? È in grado anche di riconoscere i materiali. Mentre se non gli mettete il parametro, qualsiasi cosa ha dentro l'inventario, anche la cobblestone, metterà giù anche quella pur di chiudere i buchi. Quindi è ottima per coprire tipo i buchi che lasciano i query. Perché mentre va avanti può scavare, quindi tutto quello che riesce a cavare lo riutilizza per coprire i buchi. La sabbia logicamente cade. Allora, quindi come vedete il programma funziona. Se vi interessa sapere com'è il programma, chiedetecelo. Mi raccomando, commentate! Anche se ho fatto un bel lavoro. Altrimenti è meglio che mi do l'ippica. ma l'ippica poi fa male. vabbè, però. Al limite andrò a tirare le code ai cavalli. Ti sfido. Ti sfido. L'ultima volta che ti ho detto ti sfido è successa una cosa. Questa scritta PRG è stata la nostra sfida. Guarda che ce l'ho ancora il programma, Anch'io. Guarda, te lo riscrivo qua in 10 minuti. No, va bene così. Comunque ragazzi, noi quattro minchiate le abbiamo sparate, vi abbiamo fatto vedere questo nuovo programma. Ha migliorato anche il programma dei sapling.
quindi adesso è di alberi. Adesso è autosufficiente e non pianta più la legna se non hai sapling, se ne tiene sempre uno nell'inventario, così ecco, se lui fa danni, io parlo questo del lanciamissili. Comunque se ne tiene uno nell'inventario, così quando va a ricaricarsi si riposizionano lì e non a minchia. E niente, quindi con questa turtle che ti fa i cazzi suoi a fare, esatto, il pavimento. Noi la turtle, cioè, se guardate anche la farm è completa, ed è la turtle è autosufficiente, perché i sapling che cadono sono sufficienti per ricoprire tutta questa farm e penso anche oltre. Sì, perché abbiamo perché io non ho fatto nulla, ha implementato anche che quelli se ne tiene uno stack di sapling e quelli superflui li butta nell'ender chest che vanno nel computer. Da notare che Gabriele non aveva niente da fare, ha aggiunto due ender chest perfettamente inutili, però grazie, da vedere. Gentilissimo, adesso gliele farò vedere. Tu è sempre gentile come al solito. Sei ancora in fondo lì? Sì. Credita sempre quello che faccio, qualsiasi cosa è inutile, sì, 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 è sì. Inutile. Ah, fangolo. Esatto. Allora lui aveva messo tutti quel cavolo di tubi, aveva messo tutti quei cavoli di tubi, pistoni, cose da prendere i sapping sotto e portarli su. Io ho messo due ender chest, ho fatto prima. O no? Sì, non è che sia inutile, è che se per caso cominci il gioco sei ancora all'inizio. Vabbè, ma abbiamo diamanti infiniti. Abbiamo l'U-Matter che ci creiamo diamanti infiniti, pannelli solari che girano sempre corrente. Sto dicendo che se qualcuno inizia a giocare e ha la possibilità di avere le turtle e si scarica sto programmino qua, lo può usare anche senza i materiali per creare le chest. Ovviamente, può mettere una chest normale con i tubi come avevamo fatto noi all'inizio. Però io l'ho cambiata visto che siamo andati avanti, ormai abbiamo diamanti infiniti, quindi è inutile tenere tutto brutto. Quindi adesso facciamo gli sboroni, facciamo i ricchi, sprechiamo l'ender chest così a buffo. Bravo. Okay, c'è gente che si pulisce il culo con i soldi. vabbè. E io non posso farlo con i diamanti. È vero, hai ragione anche tu. Ma no, è come dico io. Sono sempre due ender chest sprecate. Ricordati sempre che è come dico io, perché la ragione è dei fessi. vabbè. Oh. Anche giusto questo. Comunque ragazzi, dopo tutte queste cazzate vi possiamo salutare e vi diciamo un bacio, un abbraccio, una carezza a pupo, un bacio al cane e mi raccomando commentate, iscrivetevi, mettete mi piace e commentate. Ciao a tutti ragazzi. Ciao a tutti.